Io sono Borghetti Gianni, però mi chiama Benza, perché una volta rubavo la benzina alle automobili. Bravate, insomma. Venite tutti dal riformatorio? Sì, sì. Lì i salesiani cercano di insegnarci un mestiere, così, no? Poi entriamo qua dentro e facciamo questo. Così, ci inseriscono qui dentro. Che sai fare? Tutto. So far tutto. E se non arriva abbastanza pressione agli aspiratori, tu che fai? Beh, diciamo vaselli, ma... Aspiratori? Mi scusi, sa, ma io non so mica. Come ti chiami? Vaselli Gilberto. Ho fatto 2 anni e 8 mesi, però ve lo giuro... Sei innocente, Vaselli, bravo. Complimenti. Io sono Tarchia. Ciao. Mi hanno dato 3 mesi di prova. L'uomo si prepara a raggiungere le stelle. Arriva un tizio con una 600, nuova nuova. Piglia, la parcheggia proprio lì, dove deve passare il corteo. Allora arriva... Vabbè, piglia e scende dalla macchina. Ma allora, ma basta! Dai, è la mezz'ora che dice allora! Dai, allora arriva questo vigile, dicevo, e gli fa... guardi, meglio che la togli di qui la macchina, perché fra un po' passa il sindaco. Allora... Insomma, questo qua gli dice, passa il sindaco. Ma no, non è finita, aspetta. Dice, aspetti che tra un po' qui passa il sindaco. E quello gli fa, no, non si preoccupi, tanto la macchina l'ho chiusa a chiave. Vabbè, ma dai, non l'avete capita? Per forza, una barzelletta politica, ma va, che ne sapete di politica voi, ma va. Sì, ha parlato Andreotti. Non le so raccontare. No, beh, l'ho dimenticata. Dai, prendiamo, va. Ciao, facciamo meglio. A cosa? La sua figliola. A tipografia. Eppure Giotto. A Giotto. Almeno è Giotto. Beh, tra 2 ore io sono a casa, sì. Un'ora e mezza, diciamo... Ma che roba! Alle 11:30. La piazza? No. Si fredda, metti un piatto sopra e l'acqua sul tavolo. Apri, Michela. Fa entrare la mamma. Benza, alla porta. Si chiama Flaminia, entra Benza. Ma io la volevo chiamare Nunzi. C'è la radio. Aiuto! Via, se non mi chiamano un cesso. Senti, ti dico fuori, dai. La mano, la mano! E se la vai in moto, lo tira dentro! Tarchia, voglio che mi rispondi tu, mi senti? Sì. Che mi dici, ti fidi? Sì. Chiudi gli occhi, Tarchia. Va bene. Ora! Ora! Vai, tiratelo fuori, adesso! È uscito! Dai. Benza, vai in ospedale. Appena i medici dicono qualcosa, chiamami, poi ti mando Vaselli. Buonasera. Buonasera, signora. Come stai, ragazzo? Insomma, non tanto bene. Ma è lui quello che voleva entrare all'accademia? Sì. Il medico ha detto comunque che tornerà a lavorare in qualche modo, ma farla fuori come prima, dipingere, disegnare. Di quello non sei sicuro che possa. Beh? Che ci fai qui? Noi avevamo formato un comitato, una specie di commissione interna. E questo comitato ha deciso che lei qui dentro non può entrare. Devo prendere i documenti in ufficio. Mi spiace, non può entrare. Hai firmato anche tu questa cosa? Sì. Dobbiamo proteggere le macchine. Servono a pagare gli stipendi arretrati, le liquidazioni. Lo so, Vaselli, lo so. Ho fatto anch'io. L'uomo si prepara a raggiungere le stelle.
Pietro va in vibrazione. Non accelerare, qui spacchiamo tutto.